Ebbene sì, carissime amiche e carissimi amici, è tornato il vostro amico, il vostro caro giocherellone. Pensate un pochettino che con oggi vi porta addirittura un gioco veramente spettacolare. Stiamo parlando, lo sapete voi, lo sapete benissimo voi di che grande gioco stiamo parlando, di Blazing Chrome, uno sparatutto uscito nel 2019, quindi ben 4 anni fa, pensate un pochettino, tutto in italiano, un vero clone di Contra. Andiamolo a vedere. In Blazing Chrome abbiamo tante cose da poter fare, ragazzi. Abbiamo la modalità arcade, gli obiettivi da compiere, le varie opzioni che possiamo ovviamente andare qui sopra ad inserire. Pensate un pochettino, facciamo la modalità arcade, possiamo scegliere varie difficoltà, come potete vedere qui aumentano le vite nella modalità facile, vedete ragazzi, non ci sono capsule di supporto e salvataggio, sì, invece qui supera il gioco a difficoltà normale per sbloccare modalità difficile. Vedete un pochettino, facciamo la modalità normale, poi eventualmente scendiamo su una modalità più facile. Abbiamo vari personaggi, il mitico, la mitica Mavra, praticamente il mitico Doyle, il ninja sbloccabile, questa qua, ecco qua, andiamo con Mavra e la prendiamo di un colore bluastro, mentre Doyle lo possiamo prendere rosa, praticamente, pensate un pochettino, la pigliamo Mavra, la pigliamo blu, giusto per cambiare, perché so che ovviamente molti di voi stanno continuamente giocando, ragazzi, a questo incredibile videogames, veramente, sembra Metal Slug, ma non lo è, è il mitico Blazing Chrome, penso un pochettino, veramente assurdo, possiamo quindi saltare questo tutorial, adesso vi faccio vedere come sono fatti i videogiochi, vedi un pochettino, e beh, bentornato anche piattaforme, uscito questo bel clone di Contra, uscito anche per PC, uscito Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox quell'altra, praticamente l'ultima, e ovviamente PC, quindi lo trovi su tutti i formati, uscito nel 2019, ragazzi, vedete ci sono ovviamente le varie difficoltà ai vari giochetti, ecco qua il pezzottone, andiamo qui sopra, andiamo un pezzottone, guarda il grande tablet che ovviamente ci porta con noi, guardate ragazzi, questi sono i giochi che a noi piacciono, guardate qui che grafica veramente di altissimo livello, è qui che ci piace ragazzi, è qui che ci piace, ci possiamo abbassare, possiamo addirittura, non possiamo roteare, mamma mia ragazzi, che animazioni, questi sono i giochi, guardate qui il Marco Carnevale, ragazzi, avete visto? Il Marco Carnevale è arrivato praticamente, quindi ragazzi guardate qui che grande giocone, dobbiamo dire la verità, mamma mia ragazzi, e qui ci si diverte proprio, guardate qui sopra che cosa ho pigliato, le palle rotanti, palle di fuoco, e qui le che cos'è ragazzi, il bombolone praticamente, vedete un pochettino, non so nemmeno come cambiare praticamente ragazzi, le mie mitiche armi, eccolo qua, praticamente mi piace il fucilone, guardate questi alieni che arrivano veramente dappertutto ragazzi, sentite che musica di alto livello, veramente un gioco spettacolare, sembra un Super Nintendo potenziato, sempre il Neo Geo, o come lo chiamava praticamente, pensate un pochettino un mio caro amico, il Neo Geo, pensate un pochettino, guardate come si arrampica la ragazza, ragazzi, è pronta ad attaccarsi a tutto e a tutti, guardate qua col fucile, mamma mia ragazzi, guardate che zooming, veramente zooming, guardate come mi ha preso praticamente l'insettone, guardate qui sopra l'insettone, mamma mia ragazzi, questo è un gioco veramente spettacolare, Neo Geo, potrebbe essere così, guardate il calippone praticamente, guarda il pupazzo praticamente in stile Fallout, veramente incredibile ragazzi, guardate che musica, bam, 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 bam. E questi sono i giochi del momento ragazzi, in realtà il gioco è uscito nel 2019, quindi un po' vecchiotto, guardate qui la testa di ragazzi, sono caduto, mi ricorda molto ovviamente il caro Midnight Resistance, ve lo ricordate Midnight Resistance, che oltretutto portai anche ragazzi, portai tempo fa, e addirittura guardate qui sopra ragazzi, i soldati scelti che vanno purtroppo in mille pezzi e ci ricordano praticamente ragazzi che cosa ci vanno ogni giorno a ricordare, che la vita è breve ragazzi, che la vita è molto molto breve e che quindi dobbiamo sicuramente continuare per la nostra strada. Ma guardate questo pezzo praticamente di essere praticamente assurdo, guardate qui sopra stiamo andando a cercare, o è distrutto praticamente, se è distrutto mamma mia ragazzi, guardate questo essere il più intelligente praticamente del mondo, e qui sopra abbiamo preso addirittura
addirittura. Che cos'è? Il robottino, ragazzi, il robottino veramente assurdo. Cerchiamo quindi di mamma mia, proprio una palla che gli è arrivata alla ragazza. La musica troppo si sente un po' bassa, non riusciamo ad apprezzarla come si deve. Allora si alza, caro Valerione. Fai sempre bene a dirmi queste cose, ovviamente. Mi fai sempre bene a dire queste cose, perché il giocherellone. Mamma mia, ragazzi. Il giocherellone a volte sente per sé, ma non sente per gli altri. E tu lo sai, quindi fai sempre benissimo, ovviamente, a far capire le bombe atomiche, ragazzi. Non mi piace tanto questa, diciamo, questo attacco. E guardate, ragazzi, il one up che un pochettino volevamo. Vediamo un pochettino, ma non riusciamo a prenderlo, ragazzi. Siamo troppo bassini. Andiamo col fucilone, quindi sentiamo ovviamente anche i consigli di Valerio Catervire. Guardate qui la grande astronave in stile contra, ragazzi, la grande testa di astronave, ragazzi. È grande Turrican, sta arrivando il bombolone praticamente, ragazzi. Guardate qui, questo spara, addirittura ho esaurito tutto del mio. La ragazza gli è scoppiata praticamente qualcosa da sotto, ragazzi, e quindi oggi solo giochi belli. Andiamo a continuare, ma potremmo forse anche cambiare il nostro grande personaggio. Invece no, ragazzi, impegno veramente. È un gioco veramente bello, chissà come va avanti. Guarda il testolone come se ne va praticamente da questa parte qua, quindi molto molto bello e graficamente veramente fantastico, ragazzi. Guardate la ragazza che si scende, voto 9. Dobbiamo capire un attimo se diventa poi troppo difficile, caro Marco Carnevale, perché poi guarda, mi ha veramente morso ovviamente alla parte ovviamente bassa. Guarda il grande amico, è arrivato il piccolo robottino praticamente, che mi va praticamente a dare un grande supporto. Mamma mia, ragazzi, guardate questo qua, sto diventando veramente fortissimo. Addirittura ho cambiato robot. No, ragazzi, mi piaceva quell'altro robottino. Il robottino, come qui, ragazzi, conviene comunque sicuramente andare a correre. Vedete un pochettino, abbiamo pigliato la grande Gigino, ecco qua la grande arma Gigino. Il robot mi ha portato via, ragazzi, un pochettino in stile Alien Storm, ve lo ricordate il personaggio? Col robottino forse potevamo andare a pigliare quella vita extra, ragazzi. Qui dobbiamo stare bellissimo, questo ha poche vite, però direi anche io un bel 7 ora. Vediamo perché ci sono ben altri 3 personaggi da utilizzare, e abbiamo anche, pensate un pochettino, abbiamo anche, come potete notare, la possibilità di abbassare anche il livello praticamente di difficoltà, ragazzi. Qui ovviamente questo mi sta sparando delle bombe praticamente, ragazzi. Guardate queste bombe che arrivano veramente dappertutto. L'abbiamo distrutto anche con una certa pubblicità sul Durex super sottile. Ecco qua, vedi un pochettino, non ci sono le cheat. Ci sono le cheat, ma non le andiamo a utilizzare. Che voto dai, Mirko Papella? Mirko Papella, che voto dai a te stesso? Che voto gli dai praticamente? Che voto dai a giocare a Mirko? Mirko Papella, voto 10. Sicuramente grande amico. Molto meta slug, ragazzi. Siamo diventati robottoni praticamente. Vedete i nostri amici che ci danno il grande supporto, ragazzi. Guardate qui, veramente un gioco spettacolare. Questi sono i giochi che ci piacciono, ragazzi. Blazing Chrome, voto veramente altissimo. Guardate che grafica, personaggi veramente giganti, super pixel, molto Michael Jackson, addirittura 4 se spara a caso. Non è vero che si spara a caso, perché dobbiamo veramente stare attenti anche ai vari comportamenti delle persone. Guarda, quando andiamo sulle macchine, le macchine si spostano praticamente, si piegano dalla parte in cui ci andiamo a posizionare. Quindi Mirko Papella, non dire queste cose. Addirittura guardate qui, ragazzi, il silurone praticamente, qui veramente fantastico, in stile molto super contra, molto molto vario, diciamo, addirittura con il nostro grande amico. E qui ovviamente ci stanno distruggendo tutto, bordello, non dire così Mirko Papella, anche se diciamo ti piace il bordellone, dobbiamo dire la verità, ragazzi. Guardate qui sopra, mamma mia, che cosa succede, ci hanno lasciato soli, addirittura saliamo qui sopra, mi è dato un grande sparo, ragazzi. Guardate qui sopra che cosa succederà adesso, ed eccolo qua l'alieno ovviamente della nonna, praticamente il nonno alieno, penso un pochettino, quindi il nonno alieno che ovviamente va qui sopra a essere attaccato da noi, ragazzi, non ce la farà. È meglio che esce e ti vai a fare un giretto, dobbiamo dire la verità. Abbiamo distrutto, guardate qui, la testa dell'alieno, ragazzi, non ce la fa, è esplosa praticamente. Quindi possiamo andare e ci portiamo dietro il nostro caro amichetto, il mitico Exogino. Purtroppo, ragazzi, il mostro aveva una faccia, aveva un corpo, guardate qui, ragazzi, è veramente assurdo, ci guarda praticamente dall'alto, gli sta andando a fuoco praticamente tutto, ragazzi. Mi ha dato un cazzottone, è veramente stato bruttissimo. Attenzione,
cazzottone. Il cazzottone, ragazzi, a te. Mamma mia, ragazzi, guardate qui sopra. Palle che gli escono direttamente dalla testa, praticamente. Delle palle quasi cornute, dobbiamo dire la verità. Ci ricorda molto. Ragazzi, ci ricorda molto il carissimo. Guardate qua il corpo, mamma mia, ragazzi, qua è. Mamma mia, signori, è veramente qualcosa di adesso. Guardate queste palle che mi inseguono. Mi inseguono le palle, ragazzi. Mamma mia, è scoppiata la palla. Nonna Nene, le palle di Nonna Nene. Le palle, nel senso, le bugie di Nonna Nene. Non lo sappiamo. Nonna Nene, ragazzi, non mi toccate Nonna Nene perché non può replicare. Non può replicare la nonna. Oh, guardate le palle che arrivano veramente dappertutto. Queste palle, mamma mia, signori, guardate questo. Ehi, addirittura qui sta succedendo. Attenzione a questo che cerca di fare Karate Kid. Karate Kid 4, ragazzi. Gli abbiamo infilato dentro qualche cosa, ragazzi. Vedete, andiamo a rimbalzo. Invece Mr. Chubby può replicare. Mr. Chubby non può replicare, però è un caro, caro amico. Dobbiamo dire, vedete, Mr. Chubby, che canale parallelo. No, perché dici la nonna, non è che noi andiamo ovviamente a denigrare Nonna Nene, che è una signora veramente molto a modo, molto educata, che sicuramente per tanti anni, ragazzi, andiamo qui dentro. Ci ha deliziato praticamente con le sue grandi caratteristiche, ragazzi, con le sue grandi caratteristiche. E quindi nonna nene veramente, non vediamo l'ora di vederla di nuovo sul canale. Come invece Mr. Chubby, ecco qua. Ma perché abbiamo denigrato gli altri? Perché non stiamo denigrando nessuno, noi non abbiamo mai denigrato gli altri. In questo canale c'è sempre stata l'amicizia, la simpatia, l'allegria. Pensate un pochettino, la nonna Nenaggine, pensate un pochettino, questa signora che veramente si è fatta tanto colpire praticamente dalla mia descrizione della bilancia. E la nonna ovviamente l'aspettiamo anche live. Forse Nonna Nene si vedrà praticamente in nostro video. Penso che noi non passerà mai il boss, per me, ragazzi, finisce qui. Non è vero, stai facendo il gioco di Taro Misaki, vuol dire dividerci dall'interno. Il gioco di Taro Misaki, che è venuto una volta e ci ha diviso praticamente dall'interno. Molto triste, ovviamente. Speriamo che Taro non si sia comportato in questa maniera, caro Mirko Capella, perché sarebbe una situazione molto brutta questa qua, veramente, dobbiamo dire la verità, una situazione bruttariera. Guarda queste palle che arrivano ovviamente dall'alto, guardate la faccia di bronzo praticamente da quest'altra parte, e mi spari veramente di qua. Non supererò il boss. Mi è andata una palla praticamente qui, gli abbiamo fatto scoppiare la testa. Ecco qua, il fatto di nominare persone sono una cosa simpatica, ma infatti è un onore praticamente. Stai facendo il gioco di Taro Misaki. Il fatto ha cercato di metterci il bavaglio sulla nostra creatività, una cosa molto tristarella sotto questo aspetto qui. Ma figurati, qui non mettiamo il bavaglio a nessuno, qui tutti possono dire tutto tranne nel caso in cui non vadano a offendere le persone ovviamente non presenti, perché l'offesa non è gradita, ragazzi. L'offesa della nonna, praticamente, alla nonna non si offende, ragazzi, non si offende, non offendetemi, non la nonna, perché veramente esco e vado a farmi un giretto praticamente, gli è arrivato in bocca praticamente qualche cosa. Guardate qui sopra, ragazzi, che cosa sta succedendo. Ragazzi, addirittura palle veramente tonanti come quello là di Rocky 3, ve lo ricordate, con il mitico Hulk Hogan, quando faceva palle tonanti, attenzione che questo ti ficca praticamente tutta la mano dentro, ragazzi, la povera ragazza ovviamente, boom, ecco qua la palla della signora, ragazzi, guardate qui, la palla, non fatemi dire una brutta cosa, ragazzi, là il video dell'orso che mi insegue, ieri Mirko Pella non ha nemmeno replicato, non mi è nemmeno venuto ad aiutare quando ho avuto dei problemi con l'orso e con il lupo che mi inseguivano, dobbiamo dire la verità. Sono state situazioni molto brutte, ragazzi, molto brutte. Mirko Capella si è offeso praticamente, la palla in bocca alla signora, come potete vedere. Altra mano che ovviamente va a schiacciare la signora, ovviamente il signorotto qui gli è scoppiato il cuore, veramente assurdo. Usa la mano, dammi la mano, gioco di mano, gioco di villano, ma solo di segno, credo, grande nativa della Vergine, della bilancia, la sua vita se l'è fatta. Mirko Vela, ma cosa dici? Non saprei cosa avrei fatto se avessimo perso il nostro giocherellone per mano di uno sobbebadiello. Marona, che paura, da come hai corso in 10 minuti, eri quasi arrivato in Svizzera, sì, il lupo ero io, addirittura sono un mutaforma, addirittura missione completata. Mirko Papella dice, da umano il lupo, da lupo in bambiniello, da bambiniello a Mr. Chubby, praticamente, ragazzi, abbiamo fatto il primo livello. Il livello era facilissimo, ragazzi, pensate un pochettino, e andiamo ancora qui sopra. Il problema è che quando giochi in finestra e selezioni la missione, il gioco si sposta. Mirko Pappella, Mirko Skinwalker addirittura, Mirko Pappella, datemi i soldi per comprare la console, datemi i soldi, collaborate, ragazzi, al canale, praticamente l'unico canale che non vi chiede i contributi sociali, pensate un pochettino, il bot di difesa, il bot del giocherellone, il ragazzo che praticamente sta affogando dentro la sabbia e nessuno l'aiuta, ragazzi, guardate qui sopra cosa sta succedendo, è veramente qualcosa di assurdo, guardate lui, praticamente.
praticamente. Datemi soldi, datemi soldi, guardate il virus letale, praticamente vi porterò i giochi più belli del mondo, datemi denari, come quei mitici ragazzi che dicevano di voler portare tutti i giochi della Dreamcast. Dateci soldi, compreremo l'emulatore della Dreamcast, pensate un pochettino, hardware, l'emulatore hardware della Dreamcast. E poi ovviamente che cosa è successo? Portarono tre giochi, arrivederci, molto triste. Siete mai caduti ad darti con la zamma e dire ogni giorno Mirko Papello, ogni giorno il tuo amico giocherellone ha praticamente il grande bambiniello che praticamente si alza ogni mattina e qui vado direttamente nella sabbia. Guardate un pochettino ragazzi, questa parte qua è molto tristariella, guardate un pochettino il grande pallonaro, praticamente il grande pallone gli è scoppiato, praticamente bevi troppi caffè, sarà per quello? No, è perché ovviamente dormi con la femmina, quando dormi con la femmina il bambiniello è sempre ovviamente pronto ovviamente alla procreazione, penso un pochettino, con la moglie, quando dormi con la moglie ovviamente ha la femmina a portata di mano. E allora cosa dormi a fare? Devi anche dormire, caro Mirko Papella, che fai? Non dormi? Ecco qua, chi dorme non piglia pesci, ovviamente, dobbiamo dire la verità. Quindi su questo ovviamente tu per questo hai paura forse di dormire, perché hai paura di prendere il pesciolone, praticamente, dobbiamo dire la verità. Ragazzi, qui i grandi no, con tutti quei caffè dormi, con tutti quei due un caffè al giorno prendo, Mirko Papella, quanti caffè devo pigliare? Ovviamente tu vai a vedere i video che ovviamente vengono fatti in forma sequenziale, ma purtroppo non è così, Mirko Papella, non è proprio come io dormi assai col bambinillo sempre in mano, dobbiamo dire la verità. Andiamo a continuare questo incredibile ragazzo livello, addirittura col cassettino è arrivata la ragazza, la ragazza praticamente la biondina, praticamente pensate un pochettino una biondina, guardate lui che sta annegando praticamente nella sabbia, ragazzi, sta cadendo, ma sta affogando nella sabbia con queste palle che arrivano veramente dappertutto. Ogni tanto metto pausa, dice perché metti pausa? Ecco qua, caro giocherellone, metto pausa perché dobbiamo dire la verità, succedono delle cose molto molto particolari e guardate questo, oh mamma mia, palle dappertutto, un caffè che, ma se posso, 44 caffè al giorno. Mirko Papella, grande critico, grande ovviamente, si può dire grande ovviamente voglioso di portare il litigio sul canale del giocherellone, ma questo è un canale di amicizia, un canale di amore, di affetto, pensa un pochettino, e Mirko Papella non ce la farà. Mirko Papella non ce la farai mai a farmi litigare con Marco Carnevale, il grande professore di internet, pensate un pochettino ragazzi, questi cuori di panna, questi cuori di mamma che vanno ovviamente di sulla biondina che si mette a pecore, che dici Mirko Papella, perché si deve posizionare il bambino tra le mutande, qui Mirko Papella ovviamente molto molto trasgressivo e anche molto diciamo omofobo, più che altro molto molto diciamo molto molto misogino, dobbiamo dire la verità, non ce l'aspettavamo da Mirko Papella queste cose, queste grandi novità ragazzi, queste grandi novità. Ovviamente Mirko Papella, stai attento perché potresti ovviamente essere calato in un'indagine acustica, penso perché è grande sparo che mi arriva, che non mi serve a niente e mi fa uccidere, sei tu che sei un guerrafondaio. La pecorina è un gesto di amore, non di odio. No Mirko Papella, non devi dire queste cose, non le devi dire più, perché molte persone, tra cui ovviamente il caro Mr. Chubby, potrebbero rimanere male, che serve anche lui forse a Plutone e Scorpione, più che Plutone e Scorpione a Plutone dietro, pensa un pochettino. Qui ragazzi andiamo ad abbandonare questo livello, perché ragazzi cosa voglio farvi vedere, avete capito bene, non voglio far vedere il bambinello o il plutonio dentro, il plutonio ovviamente la mattina quando vai in bagno, pensate un pochettino Mirko Papella. Ragazzi andiamo in arcade, vuoi riprendere la partita? Assolutamente no, facciamo difficoltà normale ma scegliamo quello che assomiglia praticamente a Mirko Papella, Doyle in versione ovviamente un po' free praticamente, vedete un pochettino il rosato, pensate un pochettino, è arrivato, sì ok, sappiamo tutto di te, e andiamo a scegliere però un livello di con una difficoltà un po' più alta, vedete ragazzi, forse questo qua, ecco qua il trenino, praticamente il trenino che Mirko Papella spesso faceva con i suoi amici, praticamente i suoi amici nel bosco, voi sapete Mirko Papella vive nel bosco, ecco qua, io vado in bagno solo durante le tue live, il trenino di Alessandrino, ecco qua io il plutonio dentro, pensate un pochettino, grande gioco, ovviamente questo qua, mi stanno arrivando ragazzi, i ragazzi dietro, e addirittura un pulsante, caro Mirko Papella, carissimi amici, vedete un pochettino, per attenzione a queste palle che arrivano da dietro ragazzi, guardate queste pallone che arrivano veramente dappertutto, e guardate il soldato scelto, veramente il soldatone, oh, è diventato un pochettino, ve lo ricordate, Flash Gal, pi 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 pi, e con lo sparo che non serve a niente ragazzi, veramente incredibile, già la volata Element Pixel mi sa, magari, ma che arma, e infatti bruttissima arma, l'arma praticamente del mostro, e poi vi porterò anche Flash Gal ragazzi, pensate un pochettino, un gioco veramente bellissimo, un gioco che forse molti di voi non conoscono, il gioco su Wonder Woman della Sega, forse il caro Ketervin non lo conosce, anche Cadillac Dinosaur aveva parti simili se non ricordo, hai capito bene, il Cadicallone, questa, guardate il pallottiere ragazzi, veramente bellissimo, ovviamente
copiano tutti da tutto, dobbiamo dire la verità. E mi portaci Alessandrino, ma Alessandrino non vuole venire. Alessandrino ha detto di no, guardate ragazzi, guardate qui sopra cosa vado a fare a questa testuggine, questo mi va a calare la palpebra, ragazzi, guardate qui sopra, gli ho rotto la testa addirittura qui sopra, guardate qua che cosa devo andare a fare, a distruggere, questo mi tira sotto praticamente, guardate qui ragazzi, posso mamma mia ragazzi, guardate qui sopra cosa sta succedendo, gli ho rotto praticamente tutto. Grafica veramente fantastica, qui veramente il cane, guardate quando salta ragazzi, salta a forma di cetriolo, addirittura qui sopra sta arrivando l'ultima arma inutile ragazzi, pensate un pochettino, la migliore arma è sempre, vedete, per cambiare arma, addirittura ho perso tutto, va bene, attenzione a lui, questo è pericoloso, questo è, guardate qua, si chiama la motocicletta palla, perfetto, gliel'abbiamo fatta scoppiare da sotto, attenzione che questo spara, ragazzi, ecco qua, se ovviamente in un gioco del genere questo spara, a che cos'è l'Eastwood, sembrava molto l'Eastwood del famoso gioco della Sega, ragazzi, il gioco della Sega, mi è arrivata una bomba sotto, praticamente bot di difesa, addirittura ragazzi, guardate qua, veramente, sentite la musica, guardate il carro armato volante, il carro armato dei G.I. Joe, e poi ragazzi vi porterò anche giochi, questo spara su, addirittura gli sono andato addosso ragazzi, addirittura adesso allora, sai che cosa faccio con te, questo salta, ecco qua ragazzi, questo bomba, ecco qua ragazzi, bombarolo, guardate questo, cosa sta succedendo, guardate, sta arrivando Alessandrino ragazzi, guardate questo qua come si mette sotto, praticamente viene sotto, addirittura i raggi laser che veramente arrivano, guardate qua che grande divertimento, mamma mia, gliel'abbiamo fatto saltare dietro, ho mal di testa, potresti non parlare, no, mi dispiace, questo canale si parla solamente, caro Mirko Pavela, se ti hai mal di testa togli l'audio così mi vedi praticamente, ed eccolo qua ragazzi, è arrivato, boom, in faccia proprio, l'ha pigliato, addirittura il grande cibernetico, guardate, gli è scoppiato praticamente direttamente in mano, e Mirko Pavela ha detto non parlare più, quindi ovviamente adesso eviterò di parlare, ovviamente sto scherzando, perché si parla videogiocando, capito, in questo canale si parla videogiocando, guarda il fucilone del giocherellone, praticamente guarda qui, togliti con quest'arma, è inutile, bruttissima ragazzi quest'arma, dobbiamo dire la verità, guardate, mi sono andato a creare dei problemi, mi sto uccidendo praticamente da solo, non era tanto difficile, dobbiamo dire la verità, non era tanto difficile, ovviamente proprio sotto praticamente gli è andato a finire, praticamente avete visto veramente qualcosa di assurdo, attenzione qua, grande salto, guardate, andiamo a correre verso le palle ragazzi, corriamo nei confronti delle palle, vedete un pochettino, guardate il super cibernetico, guardate qui sopra, la rotolata ragazzi, avete visto una nuova mossa, praticamente la rotolata incredibile, ovviamente il ragazzo qui sopra ha delle difficoltà ovviamente assurde, Larry Flint, come sarà la rotolina, penso un pochettino la rotolina, ovviamente guardate Mirko Pavela, mamma mia ragazzi, mi è esploso praticamente una forma cibernetica da queste parti qua, guardate qui sopra è l'ennesimo amico che non mi serve a niente, forse dobbiamo dire, avete sentite la musica roccheggiante, il grande rock è arrivato, il bot di velocità praticamente mi dà una maggiore velocità, vedete ragazzi, guardate il bot del giocherellone, il bottarino del giocherellone, veramente assurdo ragazzi, veramente guardate la velocità, mamma mia, palla in bocca a tutta forza, mamma mia, palle laser a tutta forza, addirittura è il grande rock di Marco Carnevale in edicola ogni giorno, ogni settimana ragazzi, Marco Carnevale, pensate un pochettino, Marco Carnevale lo potete trovare, addirittura guardate il One Apollo, no mamma mia ragazzi, possiamo addirittura fare finalmente ragazzi il doppio salto, veramente tristissimo, veramente assurdo ragazzi, il professore del web, il Marco Carnevale, il ragazzo, pensate un pochettino, il ragazzo che ti fa vedere le belle cose in chat, dobbiamo dire la verità, va bene signori, ultima partita, ovviamente facciamo un'altra parte con l'ultima Blazing Chrome, ragazzi, che gioco veramente divertentissimo, mamma mia, mi sto veramente divertendo, facciamo però la modalità facile ragazzi, andiamo a pigliarci ovviamente qualche altro personaggio, abbiamo sbloccato nessuno, andiamo a pigliare ancora il mitico Doyle, ma questa volta andremo a selezionare, ok, sappiamo già tutto, andiamo a saltare questa parte qua, c'è una parte ovviamente, la parte del trenino, eccola qua, questa parte qua praticamente è la missione number 4, praticamente sulla stazione, sul radar ragazzi di Strider, pensate addirittura il professore, il ragazzo che ti fa vedere il carciofone, questo sembra il radar dell'ultima missione di Strider, avete presente quando Strider fa pam 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 pam, mamma mia ragazzi, guardate che cosa è successo, abbiamo pigliato lo speed up, veramente assurdo, beh,
personaggi di ogni tipo, ovviamente il mitico sparo che non mi serve per farmi morire, è assurdo, il maestro è nato, praticamente questo proprio, attenzione a lui ragazzi, questo è fortissimo, il grande amico ovviamente dei tempi andati, voi sapete che il mitico Mirko Papella addirittura adesso ha un nuovo amico, il Valerione, praticamente dopo una grande lite fatta online, fatta da sola, perché Mirko Papella litigava da solo praticamente con il nostro caro Valerione, pensate un pochettino, è nata un'amicizia, una metafora della vita assurda, e con il maestro Mario, ecco qua, addirittura ma ha litigato dove? litigasti con Valerione, ovviamente Valerione ebbe la grande diplomazia, pensate un pochettino, Valerione addirittura la grande diplomazia di fare che cosa ragazzi? Di dire a Mirko Papella non litighiamo, sono un comitato non benvenuto, era un litigio veramente assurdo, dobbiamo dire, proprio la palla mi è arrivata in bocca, ecco qua, e quindi che cosa faceva Mirko Papella, ragazzi, sono caduto proprio, vedete, si riforma la piattaforma, ragazzi, vedete un pochettino, qui è meglio che ce ne scappiamo, perché qui veramente possono accadere cose bruttissime, guardate qui ragazzi, questo è un gioco da 8, non dico da 9, ma da 8, sicuramente, eccolo qua ragazzi, il soldato scelto, praticamente ti alza, è molto molto strider, dobbiamo dire la verità, e questo è fortissimo, ovviamente cerchiamo, guardate il riflesso, bellissimo il riflesso sullo specchio, ragazzi, guardate qui, dobbiamo stare attenti, perché queste palle ci possono veramente trasportare, ragazzi, aiuto, gli è scoppiata la palla tra gli amici, praticamente, quindi veramente, vedete, ragazzi, sentite la musica, la super musica, guardate lui come se ne va, praticamente, veramente, vedete, al fuoco, proprio come in Strider, quando c'è il primo boss, il primo sottoboss, che infuoca praticamente tutto, il grande Cyber, che ha fatto una brutta fine, mamma mia, un pugno in faccia, avete visto, è un doppio canvas, non ci vedo nulla di straordinario, sono un comitato che non dà il benvenuto, il doppio canvas, Mirko Papella, addirittura oggi, vedete, un pochettino, si è buttato alla Schwarzenegger, con il mitico muscolo, ovviamente, bicipitato del giocherellone, assurdo, veramente, il grande culturista. Andiamo avanti ragazzi, guardate che muscoli veramente assurdi, dobbiamo dire la verità, senza nessun uso praticamente di aminoacidi ramificati, addirittura Mirko Papella con i suoi aminoacidi ramificati, voi lo sapete ragazzi, incredibilmente andava a ramificare praticamente di tutto e di più, andiamo a distruggere il grande Mirko Papella, il buco praticamente di Strider, ricorda un pochettino, guardate qui ragazzi, eccolo qua il grande zubellone praticamente, vedete un pochettino, addirittura qui sopra ragazzi, qui sotto dobbiamo capire un attimo dove andare a compiere praticamente, vedete, aiuto ragazzi, questa parte qua non mi è piaciuta, mi è esploso qualcosa da questa parte qua, andiamo ovviamente, vedete ragazzi, forse a usare ragazzi, molto brutta questa parte qua, e come faccio praticamente qui sopra, come faccio a pigliarti a questa parte qua, andiamo a distruggere qui, proprio sotto mi hai messo sotto le rotelline, gli abbiamo distrutto veramente la testuggine praticamente, però ragazzi questo ovviamente non mi piace, vedete un pochettino come cosa stava, mamma mia, mi ha distrutto sotto e ha distrutto veramente tutto. Va bene signori, che dirvi di Blazing Chrome, sicuramente un gioco veramente ben fatto, pixel art alla massimissima potenza, grap sprite belli grossi, perché vi piacciono belli grossi, io lo so, ricordo un po' lo stile delle palle in faccia tutta faccia, al gioco di Arcade Crave di Joey Masher del 2019, veramente pubblicità di Arnold Schwarzenegger, ecco qua, hai mai visto The Running Man? Sì, bellissimo film tratto dal libro di Steven Spielberg, e poi ti porterò anche il gioco di The Running Man, penso un pochettino caro Mirko Papella, perché ragazzi oggi i giochi sono dedicati a voi, anche a te che stai guardando adesso, va bene signori, che dirvi, gioco veramente bellino da provare, gli do un 8, difficoltà un po' particolare, ovviamente giocatelo a anche due personaggi segreti, pensate un pochettino, e quindi anche una modalità difficile ovviamente da sbloccare quando avete finito la modalità normale, molto molto bello, ve lo consiglio, saluto il mitico Valerione, il mitico Marco Carnevale, il Mirko Papella di turno, ovviamente, e tutti voi che avete guardato, sì, hai capito bene, anche tu che adesso stai guardando e non stai replicando, ecco qua, arrivederci, ricorda un po' lo stile di Marco Carnevale, ragazzi, col mutandino da fuori, va bene signori, 2 minuti pausa e torno con un altro incredibile videogioco, proprio per te, e Pelé, Pelé purtroppo non c'è più, ok, va bene ragazzi, ovviamente, per chi non è iscritto al canale Giocherellone, vi consiglio di iscrivervi, perché potete trovare più di 4200 video solo per voi, e in più ovviamente potete abbonarvi, donare, mettere mi piace, condividere i video, fare le vostre richieste, addirittura pensate un pochettino che se ci sono oltre che Twitch e YouTube anche gli altri social network del Giocherellone, dove nel box informazioni, cliccate lì sotto, vedete Telegram, Discord, TikTok, di tutto e di più ragazzi, è veramente incredibile, 4000 video di una durata di 3 minuti, non dire così, vai a vedere, ci sono video di durate di 10 ore.
Di caffè al tempo di una schizza. Che schifo, Marco Carnevale. Addirittura Marco Carnevale, prossimo sposo, prossimo padre, grande professore, ma si vede ancora i sitarelli porcellosi. Va bene, signori, che dirvi? Fatto così, sarà contento Marco Carnevale, contento di tutto. Come funzionano le richieste, caro giocatore? Le richieste basta che le puoi scrivere praticamente qui in live, oppure vai su YouTube e fai un giocatore e mi potresti portare questo gioco, oppure se non vuoi farlo vedere agli altri, ecco qua, puoi scrivermi in privato su Twitch. Cioè il messaggio privato, mandi il messaggio privato, dici puoi portarmi questo e lo vediamo insieme, mandami una raccomandata con il ricevuto di ritorno, mandami una PEC, ecco qua, addirittura funziona che lui dice sì, poi fai il cavolo che vuole. E vabbè, dipende un pochettino, sicuramente se mi dici di portare, che ti posso dire, pippo papà papà pipipi, non lo so se lo porto, perché me lo devo anche procurare. Ecco qua, che se gioco non gli piace fa finta di leggere. Buongiornissimo, giornalissimo Carnazzone, il copere che dervire, il grande Vlado è tornato, il grande Stefano Traverso, ecco Stefano Traverso incredibile, ciao Stefanello Strader Traverso, utenti tornati nella chat, il grande Stefano Traverso. Va bene ragazzi, che dire, Vlado ovviamente, che tervir, grande che tervir, veramente incredibile, VIP artista venerdì, sì. Ehi Mirko Papella, che dici, venerdì, ma non solo venerdì, ovviamente ragazzi, 2 secondi di pausa e porto un gioco incredibilmente proprio per uno di voi, ma anche per te che stai guardando. Ci vediamo tra pochissimo sul canale del dillo tu, giocherellone. Ciao a tutti, a tutti. Stefano Traverso.